Il nuovo volto dell'archivista cancella il luogo comune di persone chiuse in depositi polverosi e circondati da schedari e tonnellate di carte. I documenti nell'Italia dell'innovazione si conservano in digitale e le nuove figure professionali sono ancora difficili da reperire. Per questo motivo l'Università della Calabria ha istituito per il prossimo anno accademico l'unica laurea magistrale esistente in Italia in gestione e conservazione dei documenti digitali, Digital Document Management and Preservation, che fornerà i nuovi responsabili della gestione documentale ai conservatori dei documenti digitali. Il nuovo percorso formativo si avvale dell'esperienza ventennale del laboratorio di documentazione, centro di eccellenza in economia e gestione della conoscenza, nonché dell'apporto tecnologico dell'Istituto di Informatica e Telematica del CNR, che proprio nell'Università della Calabria ha la sua sede per il Sud. Il corso di studi, che vede tra gli sponsor, oltre ad Agenzia per l'Italia Digitale, anche Engineering ed NTT Data Italia, prevede la collaborazione attiva con associazioni industriali e datori di lavoro nel settore pubblico e privato nella costruzione di percorsi formativi. La figura del conservatore dei documenti digitali è prevista obbligatoriamente per le pubbliche amministrazioni, perfettamente in linea con l'agenda digitale che il governo sta attuando con priorità. Alla base di tutto c'è l'esigenza di dematerializzare i documenti, ovvero trasformare quelli cartacei in file digitali.